Eccoci con Guido Zucchi, responsabile del Magic Land di Valmontone. Oggi parte la stagione, purtroppo per il Covid con molto ritardo, però so che avete programmi importanti, soprattutto per la famiglia. Assolutamente, abbiamo finalmente potuto inaugurare questa nuova stagione 2020, anche se con ritardo di qualche mese dovuto al lockdown che tutti abbiamo dovuto subire. Da oggi il parco riapre al pubblico, aspettiamo tutti quelli che ci vogliono venire a visitare, garantendo che potranno avere sicuramente una giornata di divertimento come sempre l'hanno avuta visitando il nostro parco, ma anche e soprattutto quest'anno in sicurezza, perché abbiamo predisposto dei protocolli e delle procedure molto rigide e molto precise per essere sicuri che possiamo garantire a tutti quanti il distanziamento sociale, le igienizzazioni, le pulizie e tutto quanto è necessario e dovuto in questo momento per poter garantire a chi ci viene a visitare appunto una visita anche in sicurezza. E le novità per questa famiglia quali sono? Quest'anno apriamo due attrazioni. Una è Cosmo Academy Planetarium, all'interno del nostro planetario che già esisteva all'interno del parco, però quest'anno abbiamo introdotto dei nuovi proiettori con una tecnologia avanzatissima che permettono una visione con un livello di qualità e di definizione mai raggiunti da noi nel nostro parco, ma forse anche in giro ci sono pochi realtà che possono garantire e offrire questo tipo di tecnologia. E poi anche una nuova attrazione che si chiama Gattobaleno Time Machine, che è un viaggio nel tempo con la nostra mascotte Gattobaleno virtuale, e anche questo in una nuova attrazione che offriamo al pubblico. Quindi un parco che sta, nonostante le difficoltà economiche, nonostante il Covid, sta ripartendo in grandezza. Magicland ha cominciato già dall'anno scorso un cammino di sviluppo, di rilancio e di crescita molto importante grazie al nuovo azionista che da fine del 2018 ha acquisito il parco e che ha dato e ha fornito la possibilità a Magicland di poter intraprendere questo cammino di sviluppo tramite progetti di investimento molto importanti che ci vedranno ancora offrire grandi novità nei prossimi anni. Stiamo lavorando a un parco acquatico che aprirà nel 2022, che avrà un'estensione di circa 34.000 metri quadri e che si affiancherà al parco di divertimenti e poi ad altre grandi novità che verranno negli anni successivi.